Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Finance TV. Siamo all'interno della rubrica Good Morning Finance, il programma ispirazionale punto di riferimento dei professionisti della finanza, ospiti di grandi spessore con cui interpretiamo le evoluzioni del settore del nostro riferimento e i cambiamenti globali in atto. Nella puntata di oggi parleremo di lockdown e tecnologia, come cambia la psicologia delle persone. Dunque, l'anno appena trascorso, l'abbiamo vissuto tutti, ha rappresentato senza dubbio veramente una prova per ognuno di noi, ma soprattutto dal punto di vista proprio psicologico. Oltre al lockdown, che ha rappresentato proprio la negazione della nostra libertà, abbiamo dovuto fare i conti con un impatto incredibile del digitale in quella che era la nostra vita abituale. E questo da un lato ci ha consentito indubbiamente di rimanere in contatto, no? Che era la cosa importante che vedeva proprio questo fatto di rimanere, no? Chiusi in casa, non c'era consentito. E questo sicuramente però ha rappresentato anche una sorta di incapacità poi di relazionarci. Quindi l'avvento del digitale, delle nuove tecnologie, sta drasticamente proprio cambiando e modificando i nostri comportamenti, le modalità con cui apprendiamo, con cui siamo abituati proprio ad interagire, i fenomeni psicologici, la ricerca scientifica indubbiamente e tutte quelle tecniche proprio diagnostiche e riabilitative utilizzate proprio dalla psicologia. Ormai, si sente parlare di psicologia digitale, anche chiamata cyberpsicologia, quindi una disciplina che si pone proprio l'obiettivo di indagare e sistematizzare questo cambiamento che stiamo vivendo e che ormai è in itinere costante. Studia proprio il modo con cui possiamo misurare gli sviluppi tecnologici e come questi impattano sui comportamenti, quali sono le variazioni. Ne parleremo assieme al nostro esperto, il nostro ospite di quest'oggi, subito dopo la sigla. Bentornati, bentornati con la Finance TV. Diamo il benvenuto al professor Tonino Cantelmi, psichiatra, psicoterapeuta e docente di cyberpsicologia proprio presso l'Università Europea di Roma. Lo avevo semi raccontato e accennato proprio nella mia intro, peraltro uno dei primi in Italia a descrivere proprio con il termine tecnoliquido il nuovo scenario naturale. Benvenuto, professor Cantelmi. Eccomi, grazie. Allora, professore, stiamo assistendo ad una mutazione antropologica senza precedenti, qualcosa veramente di così nuovo che coinvolge i nativi digitali, gli immigrati digitali, gli abitanti del mondo ormai definito liquido postmoderno, che è stato ben descritto da Bauman, no? Come società proprio incessante. Allora, vorrei farti subito una domanda. Questo surreale periodo storico ci ha messo tutti di fronte ad uno specchio, ci ha fatto guardare, facendoci scoprire forse un po' più fragili. Questo sarebbe proprio da chiedercelo, no? E non c'è dubbio che questo sia stato un periodo di ansia, di preoccupazioni, un po' per tutti quanti. Che cos'è la paura e come la possiamo spiegare, ma anche superare? Beh, intanto dobbiamo dire che la pandemia ha costituito una vera e propria minaccia. Tutti l'abbiamo sentita come una minaccia. Per alcuni è stata molto dolorosa. Immaginiamo chi ha dovuto subire la rianimazione. Immaginiamo chi ha perso un caro senza poter fare neanche ordine nel caos emotivo grazie ai riti funebri. Immaginiamo chi ha subito isolamenti, quarantene. Insomma, qualcuno l'ha vissuta dolorosamente, ma tutti siamo stati sotto minaccia e quando c'è una minaccia
Beh, Valentina, si attiva una parte del nostro cervello che si chiama cervello limbico, che è il cervello più antico, quello emozionale, il quale cervello limbico disattiva proprio le aree corticali, cioè le parti più riflessive che noi abbiamo. Ecco perché di fronte alle minacce a volte abbiamo delle risposte, come dire, di pancia, risposte irrazionali. E poi dobbiamo fare una fatica, cioè cominciare a ragionare su questa minaccia. Ed è quello che abbiamo fatto. Non c'è dubbio che durante il lockdown duro, quello di marzo, aprile e maggio, abbiamo vissuto un clima davvero drammatico, un clima che ci ha gettato molto nell'ansia, nella paura. Oggi cominciamo a calcolare le macerie emotive, cioè quanto costa in termini di salute mentale tutto quello che abbiamo vissuto. Vi do solo un dato. I primi studi riguardano purtroppo proprio gli operatori sanitari, cioè i medici, gli infermieri, quelli che abbiamo chiamato eroi. I primi studi riguardano loro perché i primi dati sono pervenuti e possiamo dire che uno su due vive una condizione di post-trauma, quindi ansia, difficoltà, insonnia. Vi sembrerà strano, ma presto dovremo attrezzarci per dare una risposta a questa emotività. E poi c'è un'altra categoria che vorrei subito sottolineare, quella dei bambini che sono stati invisibili durante il lockdown duro, i bambini, i ragazzi e gli adolescenti sono stati un gruppo invisibile, ma i primi dati anche qui sono davvero drammatici, macerie emotive significative, abbiamo interrotto processi relazionali, processi di crescita e oggi vi do solo un dato che riguarda Roma, il bambino Gesù riferisce che c'è stato un incremento del 30% di richieste di aiuto, un incremento incredibile degli atti di autolesionismo nei bambini, stiamo parlando, e persino dei tentativi di suicidio. Caspita, concetti forti, sicuramente forti, perché quando poi ci si trova dentro, no? A quel famoso anno che poi è dietro di noi e ancora qualche scia ce l'abbiamo addosso, è stato per tutti durissimo, però hai parlato proprio della categoria degli eroi per eccellenza, di chi si è trovato in prima linea nell'immediatezza, e proprio di questa categoria, la categoria dei bambini, di cui si è parlato poco inizialmente, ma che sta rappresentando forse gli effetti più forti. Sai, Non Valentina, ti. quando ce ne siamo accorti? Improvvisamente, quando a un certo punto al Pincio a Roma, in una piazza in un posto bellissimo di Roma, scoppia una maxi rissa social organizzata, e da quel momento abbiamo cominciato a vedere quante maxi e micro risse ci sono state in Italia di adolescenti. Quella era proprio l'insofferenza, l'esplosione, perché in quel momento tutto questo è venuto fuori proprio nel momento verso ottobre-novembre, quando cioè c'è stata la seconda e poi la terza ondata. Vedi, se andiamo a vedere il consumo di psicofarmaci, vediamo che nel lockdown duro è aumentato. Durante l'estate è clamorosamente diminuito, la gente sperava, ma dopo l'estate, con la seconda ondata, c'è stato come una demoralizzazione generale e i nostri adolescenti l'hanno dimostrato molto rapidamente, ma il consumo di psicofarmaci è aumentato tantissimo. Abbiamo trovato il picco a dicembre. Cosa vuol dire? Che la seconda ondata ci ha trovato più impreparati della prima. Eravamo scoraggiati, pensavamo che fosse un tunnel da cui non uscirne fuori più. In quel momento è uscito grandemente il malessere. L'Italia è stata pervasa da un grande malessere, le richieste di aiuto sono aumentate. E insomma, è stato un momento difficile. Ma guarda Valentina, lo dico a te, lo dico a tutti, in realtà noi avremo a che fare con gli esiti post-traumatici nei prossimi 2 o 3 anni. Questo ce lo dicono già altri studi. Pensa che in Cina il primo studio sugli operatori sanitari è stato fatto a febbraio 2020 e dava quei dati che vi dicevo prima. Perché loro hanno vissuto il doppio impatto. Da un lato l'impatto emotivo, dover affrontare a volte in modo totalmente impreparato una pandemia. Quindi si è detto i medici hanno lavorato a mani nude, è stato esattamente così. Ma dall'altro, guarda, noi li chiamavamo eroi, ma al tempo stesso erano stigmatizzati. Tu entravi nell'ascensore del tuo condominio, ti guardavano strano perché ti vedevano come untore, tu medico che tornavi da un reparto Covid, i tuoi figli subirono isolamento, ulteriore nell'isolamento, quindi voglio dirti, ci sono state tutta una serie di problematiche, superlavoro, insomma tante cose, per cui per loro il trauma è stato fortissimo. E anche per i nostri bambini, un'ultimissima cosa, i nostri bambini in quei 3 mesi non hanno protestato. Hanno subito la DAD. Noi abbiamo trasformato milioni di adolescenti in hikikomori.
nostri figli, io ho 5 figli, il mio quarto è l'adolescente tipo, tecnoliquido, lui si alzava la mattina pochi minuti prima di collegarsi in DAD, si collegava in DAD, mentre era collegato in DAD scambiava materiale digitale, chat, aggiornava profili. Durante la DAD i ragazzi hanno fatto di tutto digitalmente, dopo la DAD si collegava nei videogiochi di gruppo, faceva un aperitivo virtuale e la notte su Netflix. Ecco, improvvisamente, in poche ore abbiamo trasformato milioni di ragazzi in hikikomori. Dopodiché c'è stata l'estate, il grande respiro, tutti abbiamo respirato e poi i nostri ragazzi sono veramente innervositi dopo, quando hanno pensato non ce la faremo mai ad uscire fuori. E lì abbiamo avuto noi adulti, perché avremmo dovuto parlare di più con loro. Grazie Tonino, ma infatti quello che stai raccontando ha riguardato poi tutti noi. È ovvio che sugli adulti l'impatto è un'altra cosa, ci sono degli impatti indubbiamente sui bambini e sugli adolescenti l'impatto è stato drammatico davvero. L'ho vissuto anch'io da madre e anche i tanti che ci stanno ascoltando e che sicuramente si sono trovati in questa situazione anche da un punto di vista proprio familiare, quindi che non riguardava più l'io ma riguardava anche chi viveva con loro. Ma come possiamo, ti chiedo, allenare questa sorta, la nostra antifragilità, cioè quali strumenti abbiamo e quanto è importante allungare proprio l'orizzonte temporale dei nostri obiettivi per riuscire a gestire meglio l'ansia? Io temo, ti dico questa cosa proprio, questa riflessione personale, no? Non si dovrebbe in un'intervista, dovrei essere più asettica, ma non ci riesco poi. E ti chiedo proprio come andare a gestire quell'ansia che fa parte di me, che farà parte di tanti altri e che a volte neanche ti accorgi che c'è, no? È anche difficile da osservare, da scoprire. No, hai ragione. Intanto anche gli adulti hanno sofferto. Io non so quanti anni hai adesso, ma la generazione dei 40-50 anni ha sofferto moltissimo, perché da un lato aveva figli a cui provvedere, dall'altro aveva anziani da proteggere. È stata una lacerazione interna formidabile. E poi, senza contare la minaccia di morte che ha pesato sugli anziani. E, insomma, tutti abbiamo sofferto, come dici giustamente tu. Ma il punto fondamentale è proprio questo. Noi abbiamo vissuto un tempo che abbiamo chiamato tempo sospeso, cioè tutti eravamo fermi, in qualche modo tutto si è fermato, ha rallentato, eppure abbiamo vissuto un tempo in cui, benché fosse sospeso, è avvenuto il più grande e velocissimo cambiamento del terzo millennio, l'insurrezione digitale. Dicevo prima, milioni di ragazzi in DAD e potenziali comori, milioni di persone che manco sapevano cosa fosse il lavoro a distanza, il smart working, tutta la società messa in piattaforma. Io stesso dirigo una struttura che fa circa 20.000 sedute di psicoterapia l'anno. A marzo ero perplesso, quasi abbattuto, uno staff giovane me l'ha convertita in piattaforma, in poche ore abbiamo fatto una conversione e abbiamo potuto avviare una piattaforma che ha dato migliaia di sedute online in tutto il mondo, peraltro, e siamo riusciti a essere presenti persino nei reparti ospedalieri e dare una mano agli anestesisti, alle persone che erano, ai medici, alle persone che soffrivano in quel momento. E quindi è avvenuto un cambiamento incredibile, straordinario, è cambiato il commercio, è cambiato tutto, cioè nonostante fosse un tempo sospeso è avvenuto un cambiamento velocissimo. Questo è un paradosso, è stato il grande paradosso del 2020. Ora, in questo paradosso abbiamo perso una cosa, abbiamo cominciato a sentirci così oppressi da non pensare più al futuro. La differenza la fa proprio questa, come gestire l'ansia, dicevi, ma la differenza è proprio questa. Se ti fondi con il momento che vivi, con l'ansia che vivi, con la minaccia che senti, oppure se ti defondi e cominci a pensare al futuro. Chi ha reagito meglio? Chi ha cominciato a pensare al futuro? Ora, pensare al futuro, cioè avere questa che si chiama capacità di futurazione, è un'abilità mentale che va allenata, che va utilizzata. Io dico che ho fatto tanti incontri con le scuole, con gli insegnanti, con i docenti e anche con i giovani. Abbiamo avviato varie iniziative social per parlare ai giovani e a tutti abbiamo detto dobbiamo cominciare a riparlare di futuro. Infatti in questo momento in cui si comincia a parlare finalmente di futuro, perché grazie alle vaccinazioni il tunnel sembra essere nella parte finale, bene,
In questo momento tutti stiamo di nuovo riparlando di futuro ed è questa la risposta vera all'ansia, all'angoscia, al terrore e alla paura, che sono le emozioni che ci schiacciano. Pensa che in una rilevazione di febbraio, quindi prima dell'epoca vaccinale, in piena seconda e terza ondata, l'emozione, lo stato emotivo più frequente, superava il 60% del campione interpellato, era l'incertezza, che è qualcosa che ci mette in grande difficoltà. Al secondo posto, però, al 30% era la speranza, ma subito dopo erano paura, tristezza e rabbia, quelle che si chiamano le passioni tristi. Incertezza, paura, tristezza e rabbia, le passioni tristi, cioè sono quelle che ti sottraggono il futuro. Allora, nel 2020 c'è stato questo grande conflitto, sottrazione di futuro, bisogno di futuro. Quindi, se ho ben capito, no, perché comunque ognuno di noi ha vissuto la paura che ti determina l'incertezza, no? Incertezza che è data la paura, paura della morte, paura di non farcela, paura perché poi è subentrato pure l'aspetto della paura economica, sociale, no? Dalla morte ci siamo spostati. A quel punto è arrivata l'incertezza, quindi la non capacità di controllo in una società che è tendenzialmente è abituata a controllare tutto, no? E quindi la mancanza di controllo determina proprio quello stato anche di ansia. La cura la possiamo definire così, quindi la cura, l'ingrediente anche rispetto ai giovani in didattica a distanza, gli adulti che cercavano a fatica di tenere tutto sotto controllo senza però effettivamente farcela fino in fondo e anche loro comunque collegati in video intere giornate, la cura è rappresentata proprio dalla guardare il futuro, quindi come possiamo, no, aiutare noi stessi e quindi come noi adulti possiamo tutelare anche i giovani in questo modo, secondo te, quindi andando facendo proprio delle iniezioni di fiducia anche nei nostri ragazzi rispetto a quello che è il futuro? Sì, come confidavo prima, ho 5 figli, non ho mai parlato di futuro così tanto con loro quanto in questi ultimi mesi, perché l'incertezza vuol dire impossibilità di pensare al tuo futuro. Ora, il futuro in realtà dobbiamo immaginarlo non come un singolare, ma come un plurale, esistono più futuri possibili. E sai qual è la differenza? È che tu scegli un futuro e per questo futuro ti impegni. Questo dà senso a quello che vivi in questo momento. Cioè, la scelta che faccio oggi è in funzione di una visione del futuro che io sento di voler sposare, di voler vincere in qualche modo. Durante il 2020 si sono scontrate due visioni di futuro incredibili. La prima è quella dei collassofili, cioè quelli che dicono che in fondo la pandemia è stato un grande collasso e che il futuro è caratterizzato da collassi, perché la società è troppo veloce, è troppo vorace, è troppo grande, è troppo globale, quindi i collassi. E gli altri erano gli accelerazionisti, quelli che dicevano no, c'è una risposta, bisogna accelerare grazie alla tecnologia. Per esempio, l'intelligenza artificiale è una risposta importante. Insomma, ci sono state tante visioni di futuro. Quale visione di futuro scegli? Io ho scelto quella, di Fratelli Tutti, del documento di Papa Francesco, che secondo me è una grande parola di senso sulla pandemia e che veramente ci risponde, e cioè che il futuro sta nella creazione di reti relazionali belle, la riscoperta della bellezza della relazione. Allora, abbiamo vissuto l'insurrezione digitale, come dice Baricco, la grande rivoluzione digitale. In poche ore, la più straordinaria e veloce rivoluzione digitale di ogni epoca. Ma poi abbiamo vissuto l'esasperazione della solitudine. I nostri figli erano esasperati, le risse, che hanno fatto al Pincio in tante altre città d'Italia erano il frutto dell'esasperazione, ma del bisogno di nuovo di incontrarsi, sia pure in modo così irrazionale, così frenetico, così strano, se vogliamo, per noi adulti. Bene, nonostante la sbornia, digitale, poi tutti desideriamo, in questo momento non vediamo l'ora di rivedere, e di ricostruire relazioni. Ecco, la risposta non è né nell'accelerazione né nel collasso, ma nella relazione. Il futuro è relazione e dunque di costruire buone relazioni. Tieni presente, Valentina, che un mucchio di dati ci dicono che la salute mentale dipende da buone relazioni. Buone relazioni vuol dire buona salute mentale. Grazie, ma a questo punto però tutta questa l'hai chiamata sbronza digitale, no? Mi è piaciuto molto perché coglie davvero bene il momento che abbiamo vissuto, se non altro per la velocità con cui l'abbiamo vissuto.
Che cosa noi siamo passati dal PC allo smartphone? Prima o poi a questo punto, no, è un flusso che va avanti, no? Non si ferma. Che cosa succede? Cioè, qual è l'impatto di tutta questa tecnologia che non credo che riusciremo come dire, ad abbandonare o ad utilizzare di meno, no? Comunque sia, ormai fa parte di noi, ma l'impatto della tecnologia proprio e la sua evoluzione sul nostro cervello cosa fa, cosa avviene e quindi come agisce su quelle che sono poi le nostre abitudini? Sì, per la verità non la vogliamo abbandonare, cioè ne abbiamo scoperto anche il lato positivo, se fossero dei dubbi, la tecnologia ci consente di fare questo che stiamo facendo in questo momento, ci ha consentito tante cose buone, quindi l'intelligenza artificiale nel mio ospedale, il robot che legge le risonanze magnetiche cerebrali ce l'hanno consegnato che aveva già 10.000 letture dentro di sé e che in iCloud con gli altri robot del mondo neuroscienziati scambia continuamente informazioni e se io dovessi far leggere la mia risonanza magnetica cerebrale la farei leggere piuttosto al robot che al mio collega primario neuroscienziato. Perché, quindi c'è tanto di bello in tutto questo, tanto di buono nella tecnologia, però che genera degli impatti sul cervello ha voglia. Il nostro cervello è un organo davvero plastico che si adatta in un modo incredibile. Per esempio, il primo sul piano cognitivo riguarda l'attenzione. Mentre i nostri figli studiano, uno studio recente ha dimostrato che studiano, aggiornano i loro profili, scambiano messaggi, sentono musica. Il mio quarto figlio, appunto, l'adolescente tecnologico, mentre gioca in video in PlayStation, segue una serie su Netflix. Forse tu, Valentina, non ci riesci a seguire una serie e a giocare sulla PlayStation con la stessa velocità con cui lo fa lui. E tutto questo è interessante, ma cambia, per esempio, il sistema dell'attenzione, che diventa multitasking, brevissima, cambia la memoria di lavoro, cambia l'aspetto cognitivo, cambia il modo di apprendere, che è molto percettivo e meno simbolico, quindi cambia il pensiero, insomma, cambia dal punto di vista cognitivo. Ma il vero cambiamento è quello che tu dicevi quando usavi il termine abitudine, cioè in realtà quello che cambia è l'aspetto emotivo-affettivo, cambia il concetto di amicizia, cambia il concetto di relazione. Persino Papa Francesco, nel suo documento, dice di rimanere sorpreso dalla instabilità delle relazioni affettive che sembrano delle connessioni e delle disconnessioni. Usa il concetto di connessione per dire l'instabilità affettiva oggi. Quindi, insomma, il cambiamento è colossale e poi cambia sul piano sociale, quelle che appunto più propriamente tu definivi modi di vita. E quindi cambia tutto. Dunque, tu all'inizio hai detto una parola stratosferica, hai detto siamo in una mutazione antropologica, cioè l'uomo cambia. Hai ragione, non è una mutazione psicosociale, è proprio antropologica, il cervello cambia. Abbiamo già le risonanze magnetiche funzionali che vengono dall'Asia, i nostri bambini già utilizzano, i bambini dell'Asia utilizzano molto tecnologici, utilizzano il cervello in un modo diverso da come lo utilizziamo noi. C'è il grande scontro fra i boomers e gli iGen, cambiano proprio le visioni, quindi indubbiamente cambia. Ma c'è un punto che abbiamo imparato grazie alla pandemia. Il punto fondamentale è questo: non vogliamo fare a meno della tecnologia, non vogliamo fare a meno di nulla, ma qualcosa dobbiamo trasmettere al mondo digitale. Noi stiamo passando dal mondo analogico al mondo digitale. Cosa dobbiamo trasmettere? La bellezza della relazione interpersonale. Dunque, Valentina, molto bello incontrarti così, ma sarà ancora più bello poterci incontrare di persona. Allora, tutto bene, la tecnologia ci aiuta tantissimo, viva l'intelligenza artificiale, ma dobbiamo mantenere l'aspetto più umano, che è l'incontro interpersonale, che è ineludibile. Ti do solo un dato e poi mi fermo, ma il dato è questo. Durante la pandemia abbiamo esaminato campioni di ragazzi molto smart sui social e abbiamo somministrato vari test, tra cui quelli per la loneliness, cioè la solitudine percepita. Bene, la loneliness è un fattore di rischio per il disagio nei giovani. Lo studio ha dimostrato questo. Più erano smart nei social, più avevano punteggi alti nella loneliness. Dunque, il problema esistenziale non lo risolvi con Instagram, neanche con TikTok, ma lo risolvi incontrando le persone. Grazie Tonino, chiarissimo e grazie veramente anche per i dati che ci hai fornito, veramente interessantissimo, incredibile. Ma secondo te abbiamo parlato ovviamente di relazione in più occasioni e ben venga, direi di relazione vera, non digitale. Tecnologia, lockdown, smart working.
quanto a questo punto tu ci vedi anche un pericolo nella relazione? O meglio, pensi che tutto questo possa davvero mettere in pericolo la relazione e quindi ci deve essere un punto di attenzione sempre molto molto alto? Oppure, e quali sono gli aspetti a cui dobbiamo prestare attenzione proprio affinché le persone quasi non si adagino, no, in quello che abbiamo vissuto forzatamente e quello diventi la vera abitudine, quindi quasi il vero stile di vita, e quasi ci porti, no, un po' a tralasciare quello a cui eravamo abituati, che poi si verifica, no, in quelle manifestazioni anche violente che tu citavi, no? Dopo tanto non relazione reale, si arriva ad una relazione forzata anche con fenomeni violenti, no? Purché ci sia. Però mi spiace deluderti, ma è un po' vero il contrario. Siccome c'è una grande crisi relazionale, allora la tecnologia ha dato un surrogato a cui ci siamo un po' appassionati. Ma alla fine dei conti questo surrogato non ci basta. Questa è la storia. La storia è cioè che partiamo da una grande. Il terzo millennio si è aperto con la più grande crisi della relazione interpersonale. Guarda quanto è difficile mantenere stabile un amore, un affetto, quanto è difficile avere delle amicizie di cui fidarti. Un recente studio ha dimostrato che al netto di tutti gli aperitivi, di tutte le chat, di tutti i social, siamo più soli rispetto a solo un decennio fa, per cui abbiamo meno persone di cui ci fidiamo. Un sacco di studi ci dicono che non ce la facciamo a fare reti relazionali buone e per questo il disagio emotivo è in incremento. Un sacco di studi ci dicono che oltre il 50% del disagio emotivo dipende da una situazione relazionale problematica. Dunque, il punto fondamentale è che abbiamo creduto che la tecnologia potesse darci una risposta a questa crisi. Oggi sappiamo, anche grazie alla pandemia, che non è così, che la tecnologia è davvero utile, ma la crisi interpersonale dobbiamo risolverla con altri strumenti. Imparare di nuovo a fare i genitori, occuparci dei nostri figli, imparare ad amare, alfabetizzarci emotivamente, riscoprire l'empatia, cioè tutta una serie di cose che nel tempo abbiamo dimenticato. Non a caso è in incremento tutti i tassi sulla crudeltà, sul cinismo. Insomma, dobbiamo riscoprire ma questo lo faremo per forza, Valentina. Il messaggio di speranza è proprio questo, cioè che siamo talmente esasperati che abbiamo bisogno di buone relazioni. E dunque possiamo impegnarci e le buone relazioni si possono imparare a costruire. Ci vuole più flessibilità, per esempio. La flessibilità è un'altra delle abilità cognitive che noi possiamo mettere in gioco, che si allenano. E ti do l'ultima informazione che a me piace tantissimo. Tutta la psicologia moderna o postmoderna, quella che chiamiamo in questo momento, ha riscoperto il dialogo con le grandi tradizioni orientali e religiose in generale. Per esempio, mindfulness. Oggi si parla di mindfulness, di compassion, compassione, perdono, consapevolezza. Ecco, e le abbiamo tutte recuperate in modo scientifico, devo dirti, in modo estremamente significativo, e dunque c'è tanto, tanto bisogno di umanità. Grazie, siamo in chiusura di questa nostra chiacchierata di mezz'ora. Ci puoi fornire, ne abbiamo anche parlato, proprio per chiudere e dare a chi ci sta ascoltando, che sono genitori, sono lavoratori, sono tutte le persone, no, che hanno vissuto questa rivoluzione, che sono dentro alla rivoluzione, al grande cambiamento, che hanno visto nel digitale un rifugio e chi invece nel digitale oggi vede proprio quasi una gabbia e vuole tornare, no, invece alla relazione reale. Qualche ingrediente o comunque cosa guardare. Uno è sicuramente la speranza e quindi il parlare di futuro che ci hai detto all'inizio. Ci sono, proprio per chiudere, no, e lasciare lo strumento, altri ingredienti sui quali ci consigli proprio di soffermarci, cioè a fine delle nostre giornate fare proprio un lavoro di guardarci, perché la pandemia ci ha fatto guardare, ma bisogna continuare a guardarci, no? E mettere in atto proprio questi tre, non dico segreti, ma tre driver da seguire. C'è un segreto conservato nei millenni. Nel III secolo d.C. Evagrio Pontico parlò dell'accidia, dello spirito dell'accidia, dicendo che era quella tentazione per la quale quando stai in una situazione pensi che stessi meglio in un'altra situazione e non riesci mai a concentrarti sul presente. Oggi si parla di mindfulness, cioè di essere consapevoli su quello che stiamo vivendo in questo momento. Perché l'accidia ti impedisce proprio di essere poi, di impegnarti. Allora, in psicologia abbiamo riscoperto i valori che non sono cose stratosferiche, i valori sono ciò per cui è importante spendere la vita.
Chiunque ha qualcosa per cui è importante spendere la sua vita, cioè ha un perché, può accettare qualunque come. E allora il punto fondamentale è riscoprire il proprio assetto valoriale, riguardare dentro di noi e dire per che cosa voglio spendere la mia vita. Grazie davvero Tonino, grazie ancora, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato oggi, questi sono stati contributi davvero alti, interessanti, con dati incredibili e sarebbe bello anche arrivare a dei livelli di profondità ancora maggiori e di dettaglio, chissà se non ci rincontreremo, no, in questa nostra Finance TV. Io ti ringrazio ancora molto per essere stato nostro ospite oggi, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, la Finance TV come sapete non si ferma, è sempre ricca di spunti, di contenuti, restate quindi con noi e collegati. Alla prossima. Grazie.